Ragazze, allora, nuovo video tutorial di questi orecchini al lobo. Si mette a fuoco. Eccoli qua. Allora, questi orecchini sono nati stanotte, non avevo sonno e quindi ho cominciato a perlinare. E siccome mi erano stati richiesti degli orecchini al lobo, ho cercato di creare qualcosina ed è uscito fuori lui. Carino, niente di che. Magari esiste già uno schema, al limite fatemi sapere che cancello tutto. Allora, il materiale necessario per realizzare questo modulino sono Gem Duo, due soltanto, Super Duo, Rokai 15.0, Cipollotto, Rokai 11.0, basta. In particolare noi faremo questa versione qua. Sempre con Gem Duo, al posto del cipollotto qua ci ho messo una Rokai da 8.0. Ecco qua. Poi volevo precisare. Ecco, volevo precisarvi. Allora, queste Gem Duo qua che hanno la finitura dorata, non conviene maneggiarli più di tanto perché, come vedete, viene via la finitura. Vedete? Almeno questi qua color Tiffany. Poi gli altri, questi qua neri non mi è successo. Però qui probabilmente il fatto di sfilare, rifilare, eccetera, eccetera, è venuta via tutta la finitura. Peccato. Magari vedrò di passarci un po' di smalto con i brillantini dorati. Boh, vedremo. Niente, passiamo subito al tutorial. Primo passaggio da fare è quello di inserire sul nostro filo una Diamond Duo, 3 Super Duo, una Diamond Duo e 3 Super Duo. Chiudete a cerchio, fate i soliti nodini e fuoriusciamo da una Super Duo, dal foro basso. Allora, ecco qua come ci ritroveremo. Fuoriusciamo dal foro basso della terza Super Duo, quindi quella prima della Diamond Duo. Inseriamo sul nostro filo una 15, una 8 e una 15 e ci inseriamo nel foro basso di questa Super Duo, questa qua che si trova subito dopo la Diamond Duo. Passiamo in tutte e tre le Super Duo, ce la posso fare. Naturalmente, se volete fare l'altra versione, inserite sul lago una 11, un cipollotto e una 11. Fuoriusciamo dal foro basso di questa Super Duo, quindi questa qui. Eccola qua. Inseriamo una 15 e ci inseriamo nella 8 centrale. Un'altra 15, entriamo nella Super Duo, quella subito dopo la Diamond Duo. E si è andata a sistemare il tutto. Adesso passiamo sul foro superiore della Super Duo. Inseriamo 3 15 0 1 2 e 3 e ci inseriamo nel foro alto della Diamond Duo. Altre 3 15 0 e ci inseriamo nella Super Duo successiva. Tra una Super Duo e l'altra inseriamo una 15. Adesso inseriamo 3 15 0 ed entriamo nel foro alto della Diamond Duo.
della Gem Duo, scusate, potete utilizzare anche la Diamond Duo. Uscite dalla Gem Duo, inserite 3 Rokai 15, entrate nella Super Duo, una Rokai 15, una Rokai 15 e fuoriusciamo dalla terza Rokai 15 prima della Diamond Duo. Daje, la Gem Duo. Ecco qui ragazzi, allora come vedete, lavorando, maneggiando troppo la Gem Duo, viene via la finitura. Quindi il consiglio è di provare a mettere del top coat e farlo asciugare bene e dopodiché lavorarle, specialmente per queste lavorazioni piccole dove avete sempre il dito sulla perlina. Oppure se avete tipo il top coat semipermanente trasparente e la lampada, potete anche passare il top coat, pass sotto la lampada mettete la perlina in modo che si asciuga e poi ripassate lo sgrassatore. Io l'ho fatto per molte perline, non succede nulla, potete stare tranquille. L'ho fatto per diversi cabochon per mantenere un po' di lucentezza e funziona. Allora, uscendo da questa 15-0, inseriamo sul nostro ago 7 Rokai 15, 3, 4, 5, 6 e 7 e ci inseriamo nelle 15-0 successive, anche nella Super Duo e nella 15-0 tra le Super Duo. Qui aggiungiamo 5 Rokai 15. Ecco qua. E ci inseriamo nella Rokai successiva e nelle 3 successive ancora. Ecco qua. E qui fate la stessa cosa, quindi 7 Rokai 15 e 5 Rokai 15. Allora, sto aggiungendo le ultime 5 Rokai 15, entrate nella 15-0 successiva e soltanto nella Super Duo, perché adesso dovremmo andare a lavorare il retro. Quindi adesso cosa facciamo? Inseriamo, io utilizzo 15-0 di un'altra colorazione per il retro. Allora, inseriamo 7 Rokai 15. 4, 5, 6 e 7 e ci inseriamo nel foro alto della Super Duo che ci troviamo di fronte. Adesso inseriamo altre 7 Rokai 15 e ci inseriamo sul foro alto di questa Super Duo. Altre 7 Rokai 15 ed entriamo in questa, altre 7 e in questa. Quindi avremo 7 7, 7 e 7. Ah, scusate, per questo tipo di orecchino ci vuole il perno. Io sto utilizzando quello da 10 mm, ma voi potete utilizzare anche uno più piccolo, va benissimo lo stesso, tanto l'incastonatura avviene ugualmente. Allora, una volta messi i gruppetti da 7, usciamo dalla quarta del primo gruppetto da 7. Allora, dobbiamo inserire sul nostro filo 5 Rokai 15, 4, 5 e ci inseriamo nella quarta del gruppetto da 7 successivo. E tiriamo il nostro filo. Vedete che inizia a chiudersi? Adesso lo facciamo anche qui. Quindi 5 Rokai 15-0 e ci inseriamo nella quarta, 5 Rokai 15-0 e ci inseriamo nella quarta del gruppetto successivo e altre 5. Dopodiché mettete il vostro perno e stringete bene il lavoro ripassando all'interno di tutte le perline. Ecco qua i nostri orecchini pronti, sono molto carini, ecco. Mi dispiace che se n'è venuta la finitura. Sinceramente preferisco questa versione con la 8.0 invece di questo pomodoro qua in mezzo. Mi piace molto di più, è molto più delicata, molto carino, 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 è una forma insolita.
Ne ho fatto anche un altro che vorrei farvi vedere e mi dite poi se vi interessa il tutorial, visto che mi sono stati richiesti degli orecchini al lobo, quindi ieri mi sono impegnata per fare qualcosina. Allora, ce la faccio, Questo qua l'ho fatto con le Zoli 2, è ancora da rifinire, però ho fatto questa versione, carino anche lui. Ditemi voi, se volete il tutorial anche di questo, non c'è nessun problema, è estremamente semplice, stessa incastonatura più o meno. Sì, siamo lì sempre 7 locca e 5, sì, sempre là siamo. Però ho fatto con altre perline, carino. Che potete mettere così, oppure così, come volete. Molto bello. E niente ragazze, intanto io sono felicissima perché mi sono arrivati 100 pezzi di... di Rivoli, troppo felice. E niente ragazze, allora fatemi sapere se volete anche il tutorial di questo orecchino o di altri orecchini al lobo, io sarò contenta di condividere con voi. E niente, ciao.